Ma una decisione corretta, sacrosanta, tardiva, dobbiamo dire, anche perché almeno come Lega al Parlamento europeo è da tanti anni che ci battiamo in questa direzione. Credo che non esistano animali di serie A, animali di serie B. Dobbiamo togliere la valutazione esclusivamente economica se pensiamo all'allevamento, perché dietro tante storie ci sono allevatori che a tutti gli effetti hanno perso il sonno per anni a causa del numero eccessivo di lupi, a causa delle predazioni in diverse aree montane, ma non solo, anche perché a causa dell'ibridazione ultimamente i lupi sono avvicinati e di molto anche ad aree popolate, per cui adesso bene la decisione del Coreper, ci auguriamo che non ci siano sorprese in consiglio, ma non ce ne saranno, e poi chiaramente bisogna arrivare al dunque a livello di revisione della convenzione di Berna.